Il turismo, uno dei grandi patrimoni del nostro paese, ha subito in modo importante gli effetti del nuovo coronavirus. Il settore è stato duramente colpito anche in Friuli Venezia Giulia e gli imprenditori del comparto hanno dichiarato tutta la loro preoccupazione nelle recenti indagini congiunturali commissionate dalla Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Un finale di stagione in crescita e l'aumento delle presenze in montagna non sono stati sufficienti a risollevare un'estate ricca di difficoltà tra norme anti-Covid e un grosso calo di turisti stranieri. Servono strategie chiare per consentire la ripartenza di questa filiera, che rappresenta quasi un terzo, con tutto l'indotto, dell'ossatura imprenditoriale tanto della nostra regione quanto dell'Italia. Nasceranno nuovi modelli e forme di turismo? A tutti voi buonasera, bentrovati alla nona puntata di Future Forum. Il domani inizia oggi. Turismo after Covid, ripartire guardando al futuro. Questo è il tema al centro della puntata odierna. Parleremo di un settore, l'avete sentito, duramente colpito dalla pandemia, ma che da subito ha voluto guardare avanti, guardare al futuro. Per l'introduzione passo subito la linea al presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, intervistato dal direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier. Bentrovati al nostro consueto appuntamento. Oggi parliamo del turismo in epoca Covid. Presidente Da Pozzo, la stagione estiva si è appena conclusa, quella invernale è alle porte. Come sta reagendo il nostro territorio sotto il profilo turistico all'emergenza Covid? Ma il settore del turismo è il comparto che è stato più colpito a livello mondiale, quindi anche a livello soprattutto Italia. Voglio ricordare che il 13% del PIL viene prodotto dal turismo e noi siamo il terzo paese al mondo per incidenza del PIL per questo comparto. Nella nostra regione si è lavorato in modo attento, perché avendo la fortuna di poter avere il territorio montano, il territorio balneare, le zone intermedie, si è riuscito a far sì che alla fine, pur chiaramente con numeri lontani da quello del passato, ci fossero delle zone in cui la soddisfazione è abbastanza palese. È chiaro che in termini più ampi, in termini macro, a livello nazionale, il turismo inciderà ancora negativamente molto sulla mancanza di crescita del PIL, perché soprattutto nelle grandi città, pensiamo al turismo che proviene da oltreoceano, è importantissimo, e con il turismo si muove la cultura, si muove il commercio, si muovono i trasporti, cioè è veramente il settore che più di ogni altro crea un'economia. Grazie, sin qui le parole del presidente Da Pozzo. Ora passiamo la parola ai nostri ospiti. E andiamo allora a presentargli i nostri ospiti. Saluto e ringrazio Cristina Pozzi, CEO e cofondatrice di Impact School, ben ritrovata. E poi gli ospiti con i quali dialogheremo oggi in studio. Un benvenuto e un saluto a Gabriele Venier, che è presidente di Freeland SRL. Grazie di essere qui con noi. Saluto e ringrazio anche Walter Filipputi, che è presidente del consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. Grazie per essere con noi. Come sempre iniziamo con le considerazioni di un esperto nazionale. Oggi ha risposto al nostro invito Alessandra Priante, direttrice della Commissione regionale Europa del United Nations World Tourism Organization. Sentiamo. Il turismo è stato seriamente impattato con il Covid, quindi una crisi enorme che ha toccato tutto il mondo e che sta continuando a colpire tutto il mondo. Per noi delle Nazioni Unite, l'agenzia specializzata che si occupa di monitorare il turismo a livello globale, è stata ovviamente una chiamata alle armi. Abbiamo rilasciato una quantità incredibile di report, che sono ovviamente tutti disponibili gratuitamente sul nostro sito unwto.org, anche sulle cosiddette restrizioni ai viaggi, perché abbiamo ritenuto che la situazione con il 98% delle destinazioni
chiusa anche a livello proprio, come dicevo, nazionale, con l'impossibilità di spostarsi da una parte all'altra, potesse in qualche modo avere delle conseguenze importanti sulle economie dei paesi, in realtà sulle economie del mondo, perché il mondo del 2020 è un mondo incredibilmente interconnesso e noi viaggiavamo a dei ritmi di crescita del settore turistico del 3-4% l'anno. Noi abbiamo disegnato degli scenari alternativi che dipendevano dalle riaperture internazionali. È chiaro che con una riapertura parziale, graduale, richiusure e con la totale assenza dallo scenario mondiale di grandi player come tutta la parte asiatica e soprattutto l'America del Nord, ci rendiamo conto che le nostre previsioni, diciamo, più rosee, che vedevano solamente una diminuzione del quasi 60% degli arrivi internazionali, verranno purtroppo in qualche modo riaggiustate verso un 70% di diminuzione con un forecast a fine d'anno. Tutte le grandi destinazioni, in particolare europee e dell'Europa del Sud, hanno visto una ripresa del turismo quasi a correre, a voler colmare il vuoto tra luglio e agosto. Però una chiusura di nuovo, un rischio che l'economia non sarebbe in grado di assorbire, perché è chiaro che il blocco è un blocco che ha degli effetti incredibili. Cristina, un settore messo davvero a durissima prova è un settore strategico per questo paese. Sì, devo dire che effettivamente la situazione, lo sappiamo, è difficile, però è proprio in queste situazioni che è importante avere la capacità di guardare oltre, di guardare al futuro e di scegliere in modo strategico su cosa investire. Sicuramente nel breve, però questo sarà importante anche nel lungo, le parole chiave sono responsabilità, sostenibilità e qualità. Sono cose che oggi vengono cercate per via anche dell'emergenza, ma che sono fattori importantissimi in generale anche per il futuro del turismo. Quindi sicuramente investire in questa direzione e poi cogliere l'occasione un po' anche per ripensarsi, cercare di pensare a nuovi target, alle nuove generazioni e alla capacità di innovare e usare anche le nuove tecnologie che arrivano dal mondo della digitalizzazione per farci conoscere, per comunicare anche in momenti in cui è più difficile invece spostarsi fisicamente. E allora trasferiamoci subito alla dimensione locale e iniziamo con il contributo dell'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alle attività produttive e turismo, Sergio Bini. I risultati che noi stiamo scoprendo in merito all'andamento della stagione turistica del Friuli Venezia Giulia sono assolutamente eccezionali, vista quella che era la base di partenza. Abbiamo una metà luglio, agosto, ma soprattutto settembre, caratterizzati dal segno più rispetto all'anno precedente. Quindi abbiamo sofferto all'inizio, abbiamo stretto i denti, però alla fine insomma i risultati stanno arrivando. Quello che abbiamo visto noi quest'anno è una presenza importantissima di, come era facile anche immaginarsi, di turisti italiani, quindi in Friuli Venezia Giulia sono arrivati molti veneti, molti dell'Emilia Romagna, della Lombardia, ma soprattutto nel mese di settembre abbiamo riscoperto la presenza massiccia di austriaci e tedeschi. Poi io sono uno curioso, vado a chiedere non tanto alle associazioni ma ai diretti interessati, alle dette ai lavori. E mi hanno detto che abbiamo riscoperto in Friuli Venezia Giulia dei turisti alto spendenti, cioè gente che non si caratterizza solo per il numero, quindi per la presenza, ma bensì gente che lascia danari nella nostra regione ed è quello che a noi serve. Noi in questo periodo abbiamo avuto la possibilità di calare le nostre fish migliori. Guardi, i numeri della montagna sono impressionanti, noi abbiamo avuto praticamente sold out in tutti i poli montani, abbiamo e lì. E come dire, questo anno ci ha dato ragione, noi puntavamo molto sul turismo estivo in montagna, c'è stata, come dicevo prima, grande presenza negli alberghi, nei ristoranti, un po' dappertutto. Il Friuli Venezia Giulia è sempre stato visto come una regione sicura, tranquilla, bella da visitare e di conseguenza ciò è avvenuto. E poi anche l'enogastronomia, guardate, riuscire ad abbinare i posti meravigliosi che abbiamo noi assieme ai prodotti tipici, le tradizioni, la cultura del Friuli Venezia Giulia, sono quelle chicche che sempre di più i turisti, non solo nazionali ma anche internazionali, vanno ricercando. Quindi, regione sicura, bella da visitare.
Vado subito da Gabriele Venier, presidente di Freeland, una startup creata da un gruppo di friulani innamorati del loro territorio che hanno pensato ad una proposta alternativa per viverlo. Che cosa avete immaginato? Abbiamo immaginato delle casette mobili, fondamentalmente delle unità a uso ricettivo che potessero essere ricollocate all'interno del nostro territorio. Il nostro territorio ha molto da offrire da questo punto di vista, ha un ventaglio, diciamo, di possibilità incredibili, e attraverso questo tipo di iniziativa sperimentale stiamo portando avanti un nuovo concetto di ricettività. Si tratta di casette che possono essere appunto ricollocate, sono casette su ruota di 12 metri quadri che al proprio interno dispongono di tutte le i comfort, le caratteristiche, insomma, di un mini alloggio, quindi un letto, una cucina, un bagno con doccia, eccetera, tutto con finiture di tipo naturale, e vengono collocati proprio in contesti a stretto contatto con la natura per vivere delle esperienze intime e di un certo tipo con il contesto specifico. Abbiamo tanto sentito parlare di turismo esperienziale, di questo stiamo parlando rispetto a queste case mobili. Che riscontro avete avuto? È un riscontro incredibile, devo dire. Siamo partiti a inizio agosto e abbiamo avuto nel primo mese il 100% di presenze, quindi prenotazioni, e il riscontro non ci è arrivato solo dai numeri, ma anche dai numerosi feedback attraverso la piattaforma Airbnb che abbiamo utilizzato per le prenotazioni, ottenendo un 5 stelle, diciamo, su tutto il periodo, e veramente dei riscontri in cui la gente ha apprezzato moltissimo questa iniziativa. Ecco, andare avanti, avere una visione fa sempre la differenza in qualsiasi settore, anche in quello di cui stiamo parlando oggi. E quando i migliori ristoranti del territorio decidono di mettersi insieme, certo con l'obiettivo di fare business, ma anche per valorizzare il territorio e puntare alla qualità, insomma, il risultato è importante. È stata una scelta vincente questa, Filipputti? Sì, è stata una scelta vincente. Noi quest'anno compiamo 20 anni e ricordo la prima riunione che alla base di quello che è nostro, proprio diventato il DNA, la nostra filosofia, è stata quella di dire: facciamo un lavoro che vive di territorio, ristorazione, chi fa vino, chi fa cibo, se non ha un territorio sano, ben gestito e fatto conoscere, perde moltissimo del suo patrimonio. Così abbiamo deciso di mettere le mani nei propri portafogli e di investire certo sulle nostre aziende, ma anche sul territorio. Questa è stata una scelta vincente. 20 anni fa ci ridevano dietro, però abbiamo trovato questo gruppo di ristorazione che ha creduto nel progetto, al quale poi si sono aggregate altre aziende. Adesso col progetto attuale siamo ben 87 aziende del comparto agroalimentare, tra ristorazione, vignaioli e artigiani del gusto. Sì, 20 anni fa siamo riusciti a leggere quello che sarebbe successo, ossia che il turismo collegato all'enogastronomia sarebbe diventato una forza enorme. L'enogastronomia è collocata molto spesso in zone molto belle, in zone amene. Anzi, il mondo del vino in particolare ha creato delle zone, delle situazioni favorevoli anche dal punto di vista paesaggistico, rimodellando paesi, facendo scoprire borghi, e questo è entrato tutto nel turismo e fa parte del turismo. Bisogna che nei gruppi tutti facciano un passo indietro per poterne fare due avanti assieme. Questo è il segreto di avere persone di buon senso, di non avere le soubrette, perché le soubrette fanno le soubrette da sole, ma di avere gente brava, cosciente e che sappia mettere a disposizione il suo sapere per crescere insieme. E questa è una storia semplicissima. La difficoltà sta purtroppo nelle persone, nella mente, che fanno fatica, credono di perdere il ruolo se dicono o se collaborano. Invece questa è semplicemente la vera forza di un progetto, di un gruppo. Grazie allora ai nostri ospiti per le loro riflessioni. Noi ci fermiamo qui e ci avviamo verso l'ultima puntata, durante la quale parleremo di cambiamento climatico e ambiente. Alla prossima, arrivederci.